Ciao amiche, bentornati e bentornate in questo nuovo video. Come potete vedere alla mia sinistra siamo in pieno mood natalizio e quindi mi sono messa qui in quest'angolino per parlarvi di una piacevole scoperta che ho fatto l'altro giorno. Come avrete già visto dal titolo e dall'anteprima del video, vi parlerò della mia esperienza, anche se ancora acerba, con questo tonico viso bio di Fior di Magnolia. Fior di Magnolia è il brand che si occupa di prodotti per la cura e l'igiene della persona all'interno di Eurospin. Stiamo parlando quindi di prodotti low cost. Da qualche mese Fior di Magnolia ha introdotto una gamma di prodotti eco bio per viso e mani che si compone principalmente di 4 prodotti, che sono una crema viso bio, un'acqua micellare bio, un tonico viso bio che è questo e una crema mani bio. Vi lascio un'immagine presa dal web in cui vi faccio vedere i prodotti di cui vi ho appena parlato. A prezzo pieno la crema viso viene 2,99 euro, l'acqua micellare viene 1,99 euro, il tonico viene 1,69 euro e la crema mani viene 1,99 euro. Quando però ho acquistato questo prodotto l'ho trovato in offerta, perché era ad un prezzo scontatissimo, non mi pare di averlo pagato o 69 centesimi o 79 centesimi, non ricordo, comunque era in offerta, questo prezzo irrisorio, davvero irrisorio. Ho preso tra l'altro correndo, perché sono passata con il carrello per sbrigarmi ed andare in coda e ho visto sto prodotto, ho visto il prezzo, ho visto tonico, ho visto bio, l'ho ciuffato, l'ho buttato nel carrello e sono andata in cassa. Comunque diciamo che non è stato un acquisto totalmente improvvisato. Qualche tempo fa una di voi mi ha chiesto se utilizzassi un tonico viso e se sì quale. Quando le risposi le dissi che al momento non ne stavo utilizzando. Il tonico è un prodotto che non ho mai utilizzato, solo ed esclusivamente per pigrizia, perché dopo aver fatto detersione procedo abitualmente con la skin care applicando creme, contorno occhi eccetera eccetera. Infatti quando ho risposto a quella ragazza le ho detto al momento, perché già ero consapevole che avrei dovuto inserirlo all'interno della mia skin care routine, perché la mia pelle stava iniziando ad averne bisogno. Di Sien mi pare di non aver visto mai nel punto vendita in cui mi reco io dei tonici, o comunque della linea Sien Nature non fanno il tonico, questo è poco ma sicuro. Non mi sono neanche mangiata tanto la testa di andare a ricercare un altro tipo di tonico, magari nella grande distribuzione, in un ipermercato tipo Iper, Coppo, Shan eccetera eccetera. Però ripeto, l'altro giorno avendolo visto di passaggio, vinta un po' anche dalla curiosità, ho deciso di prenderlo. L'utilizzo del tonico non è molto diffuso, questo ovviamente dipende dalle esigenze di ogni persona. Il suo scopo è quello di eliminare eventuali residui che non sono andati via con la detersione, quindi dopo aver fatto struccaggio e detersione. Il compito del tonico è quello di andare ad asportare le ultime impurità rimaste che sono scappate. Non era questo il motivo per il quale io ho deciso di acquistarlo, ma una delle numerose azioni del tonico è quella di regolare il pH acido della pelle, ovvero quella di riequilibrare l'acidità della pelle, che può essere molte volte alterata per via della durezza dell'acqua. Le acque di rubinetto, chi più chi meno, ovviamente dipende dalle zone in cui si abita, un'acqua dura e un'acqua con un'alta percentuale di calcare all'interno. Quindi che cosa succede? Quando io vado a lavare il viso e a detergere la pelle, ovviamente utilizzando l'acqua, le particelle di calcare si depositano sulla pelle e il calcare si sedimenta sulla pelle, va a occludere i pori, va a irritare la pelle. Siccome io fra i tanti disturbi ho anche quello che soffro di sbalzi ormonali, e poi sono più i periodi in cui ne soffro che quelli in cui non ne soffro, un po' per la durezza dell'acqua, un po' per questi sfoghi ormonali, anche se sto utilizzando in questo periodo dei prodotti che sono eccellenti, che vanno ad accelerare moltissimo il processo di guarigione e di rinnovamento della pelle, mi sono resa conto che questo non basta e quindi ho deciso di introdurre questo prodotto all'interno della mia skincare routine. Il tonico, oltre ad avere funzioni detergenti, riequilibranti, purificanti, alcuni hanno una funzione lenitiva, insomma ci sono diversi tipi di tonico in commercio, va anche a preparare meglio la pelle in modo tale che
sia più ricettiva nei confronti dei principi attivi che andremo ad applicare sul nostro viso con creme viso, contorno occhi, eccetera. Quindi da un paio di giorni ho iniziato ad utilizzare questo prodotto qui e al momento, perché posso parlare soltanto di prime impressioni, perché un prodotto del genere per vederne l'efficacia deve passare del tempo, però devo dire che al momento mi sto trovando bene. Fior di magnolia Eco Bio Cosmesi, tonico viso bio riequilibrante con estratto di magnolia, malva e rosa damascena. È certificato IGEA, infatti qui c'è la certificazione. All'interno abbiamo 150 ml di prodotto e un PAO, quindi un period after opening, di 12 mesi. Vi leggo quello che c'è scritto dietro: lozione riequilibrante che rinfresca e purifica la pelle dalle impurità, restituendo alla carnagione un aspetto più luminoso. Un cocktail di preziosi estratti di rosa e magnolia aiutano la pelle a ritrovare il corretto equilibrio idrolipidico. Miscela bilanciata di estratti vegetali e umettanti di origine naturale. Modo d'uso: applicare sul viso con l'aiuto di un dischetto di cotone e picchiettare dolcemente, ideale per completare la quotidiana pulizia del viso, perfetta per rinfrescare la pelle ogni volta che si vuole. Si asciuga velocemente senza lasciare residui. Dermatologicamente testato. Già dalla prima volta che ho utilizzato questo prodotto, la prima cosa che ho notato è stata l'azione rinfrescante, perché davvero rinfresca tantissimo il viso e questa sensazione si protrae, cioè non è una sensazione temporanea, ma ho visto che si protrae abbastanza e questa cosa devo dire che mi piace molto, facendo attenzione a tralasciare il contorno occhi, perché non va applicato sul contorno occhi, e a picchiettarlo, perché il tonico non bisogna assolutamente strofinarlo per evitare che faccia attrito con la pelle e che quindi vada a creare irritazioni. Va soltanto picchiettato e posato in un bel dischetto di cotone o spugnetta detergente imbevuta di prodotto. Adesso passiamo all'inci. Come avrete potuto vedere dall'immagine, sono tutti ingredienti verdi, tranne due che sono contrassegnati in giallo, che sono il fenossietanolo e l'alcol benzilico. Questi due ingredienti sono entrambi dei conservanti e sono contrassegnati con la scritta gialla perché sono considerati accettabili, che quindi non sono considerati dannosi. Però se proprio vogliamo essere pignoli, in soggetti sensibili e predisposti ad allergie della pelle, queste sostanze potrebbero provocare reazioni, però in soggetti già predisposti, che quindi soffrono di allergie oppure sono particolarmente sensibili a questi tipi di ingredienti. Siccome io fortunatamente non ho una pelle sensibile, anzi posso utilizzare parecchi tipi di prodotti sia con inci bio che con inci non bio, utilizzo tutti i tipi di prodotti, devo dire che la mia esperienza al momento, anche se ripeto è ancora molto prematuro dirlo, però al momento le prime impressioni sono molto positive. Vedrò poi con il tempo come si comporta sulla mia pelle, se effettivamente sulla mia pelle vedrò degli effetti positivi maggiori di quelli che possono essere adesso. Se dovessi riscontrare sulla mia pelle dei benefici evidenti col tempo, ovviamente continuerò ad utilizzarlo e ad acquistarlo. Però di questa linea non ho intenzione di acquistare né l'acqua micellare, né la crema viso, né la crema mani. Mi interessa soltanto il tonico, perché ho già i prodotti che utilizzo abitualmente, che sono quelli Sien. Quindi eventualmente come tonico mi indirizzerò verso questo qui e poi continuerò la mia abituale skincare con i prodotti Sien, che mi sta frullando un attimo per la testa di cambiare. Rimarrà sempre skincare Sien. Come struccaggio continuerò sempre ad utilizzare quello Sien non bio, quello con la boccettina verde, che è ottimo. Come contorno occhi mi sto trovando ottimamente con quello della linea Sien Nature alla rosa canina, e quello continuerò ad utilizzarlo. Però come crema viso giorno e notte non so se cambierò. Al posto della linea Q10 giorno e notte vorrei provare come crema giorno quella della linea Sien Nature alla rosa canina. Voglio vedere come mi trovo, e poi come crema notte vorrei provare quella della linea Vital, perché anche se indicata per pelli molto mature, però non lo so, mi ispira un po' quella crema notte lì, quindi non so se cambierò la mia skincare. Comunque eventualmente vi terrò aggiornate. E niente, spero che questo video vi sia stato utile per farvi conoscere questo prodottino. Se voi avete già utilizzato o utilizzate prodotti di questa linea, fatemi sapere sotto nei commenti come vi trovate, e in particolare se proverete alcuni di questi prodotti, tonico compreso, fatemi sapere poi come vi sarete trovate o come vi sarete trovati. Il video termina qui, io vi ringrazio come sempre per la compagnia, vi do appuntamento al prossimo video, ci vediamo alla prossima!